Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Allora ragazzi, il video di oggi che andrò a farvi vedere, nel quale andremo oggi, sarà una versione, possiamo dire così, extended Director's Cut del mio episodio sul Mercs Tournament Edition, sul mio episodio di periferica per il gaming. Perché voglio fare una versione, diciamo, extended cut, raga? Perché essenzialmente sono ormai due, quasi 3 mesi che ce l'ho, un paio di mesi sicuro che l'ho utilizzato, e giusto l'altro giorno mi sono arrivati finalmente dal sito smallcap.net. Vi ricordo che vi lascio il sito e il link in descrizione. Ovviamente sono arrivati i tasti nuovi e li ho finalmente messi al non stick. Ma prima di partire con il video, raga, vi vorrei ricordare che oggi pomeriggio, più o meno dalle 15 in poi, sarò presente al Level Up Gaming Bar di Lecce con la squadra regionale di Tekken per un raduno, per un raduno essenzialmente. In questo modo possiamo giocare, stare tutti insieme e via dicendo. Ovviamente, raga, è obbligatorio l'utilizzo del Green Pass, è obbligatorio avere il Green Pass, sappiatelo. Allora, non perdiamo altro tempo, tiro fuori lo stick. Signori, ecco voi il risultato. Come potete vedere, ho cambiato un po' tutto. Ho cambiato i tasti bianchi, ho messo questi gialli. E ho preso dei tasti rossi, ho preso dei tasti rossi da 30 mm e gli ho cambiato il plunger, gli ho messo uno giallo al posto del rosso classico. La leva è la sua classica Sangua JLF. La classica Samoa JLF YT che era di default, quindi non l'ho sostituita. Io ho cambiato soltanto la cosa, la battotto. Gli avevo messo già di mio, cioè di là l'avevo cambiata. Gli avevo messo quella bianca piuttosto che. Gli ho messo quella bianca essenzialmente. Adesso gli ho messo questa gialla. Vi posso assicurare che la battotto su questo stick è perfetto, secondo me. L'unica cosa che ho lasciato tale e quale sono i tasti Start e Select che avevo comprato, detto francamente, però non sono mai riuscito a levarli, non ho capito come levarli, ho detto vabbè, fa niente, non voglio fare scempi, non voglio rischiare di spaccare niente, ho detto ah, mo prendo e metto quelli nuovi. Allora, voi direte, quelli, i tasti vecchi che fine hanno fatto? Tranquilli ragazzi, non li ho buttati, non ho fatto nulla, infatti raga, vi faccio vedere, eccoli qui. Li ho montati sul mio Unreal 4 in modo da far sì che il 99%, comunque quasi tutti i miei arcade stick siano effettivamente full Sangua. Sangua originali, ragazzi, da dire, niente roba cinese. Infatti, tre dei miei stick sono Sangua, sono full Sangua. Ci sono due stick che tengo, vabbè, sono due arcade stick che tengo che non lo sono, però, che è uno di sopra, che ce li ho di sopra, che uno praticamente è uno stick costruito. Che ha praticamente componentistica cinese, e poi c'è lui che è il prossimo, il Quamba Thunder N1, che praticamente monta appunto componenti Quamba. E vorrei effettivamente cambiargliele, vorrei mettergli dei tasti Sangua, o al massimo, senza comprare dei nuovi tasti, faccio sì che questi qua gli cambio il micro switch interno, tanto sono il micro switch è reperibile, e via. Per la leva vediamo, perché la leva Quamba è buona, però mo vediamo. Può essere che gliela cambio, per rendere pure esso full Sangua. E poi vabbè, tengo l'ori minima, quello non si può proprio far nulla. Ma per il resto, allora, dopo questo paio di mesi di utilizzo, anche abbastanza intenso, come si è comportato questo Street Fighter 4 Round 2 Mad Catz Arcade Stick? E essenzialmente, come si è comportato questo Tournament Edition per l'epoca, diciamo il top del top? Come si è comportato in game? Allora, tutto sommato, ragazzi, devo dire, per i primi periodi, purtroppo, sapete, sono stato limitato dal fatto che lo potevo usare solo su PlayStation 3, causato dal fatto che, ahimè, questo stick a livello di compatibilità con i computer attuali non è minimamente compatibile, il che è una cosa veramente, ma veramente fastidiosa, ve lo posso assicurare. Non è compatibile, perciò ho dovuto per i primi tempi arrangiarmi a usarlo solo su PlayStation.
Devo dire, i risultati erano buoni, riuscivo a giocare, non avevo tutte queste difficoltà, essenzialmente. Per quanto riguarda invece la questione componenti, la componentistica, ragazzi, non mi posso lamentare. Praticamente si tratta dei classici tasti Eleva Sanwa, cioè quelli che noi tutti abbiamo infatti imparato a conoscere. Infatti, i tasti sono i classici Sanwa OBSF da 30 mm. Invece, la leva, come ho detto prima, è una classica JLF 8YT con restrittore ottagonale a 4 vie. A 8 vie. Ah, sì, scusami, 8 via, 4 via volevo dire. E quindi tutto sommato è molto comodo. Tra l'altro, a livello di ergonomia, com'è questo stick? Vi posso assicurare, ragazzi, che è molto ergonomico. Soprattutto non è neanche troppo pesante per quel che mi riguarda. Anzi, secondo me è praticamente perfetto sia per chi lo usa giocando sulle gambe, sia per chi lo usa magari su un supporto tipo il tavolino, o come magari faccio io a volte, lo metto sulla scrivania. In modo da dare l'impressione tipo levo la tastiera e lo appoggio. In modo diciamo da avere l'impressione di star giocando come se fossi su un cabino seduto davanti al cabinato. Il che, raga, vi posso assicurare che questa cosa è veramente veramente figa. Vi posso assicurare. Semplicemente comunque è una questione dei gusti. È una questione di gusti. E a livello di moddabilità, invece, come si è comportato lo stick? Come si è. Cosa dovevo fare? È stato difficile? Non è stato difficile? Non è stato proprio difficilissimo, ragazzi. Ci sono stati un paio di punti che mi hanno fatto impazzire, letteralmente. Però per il resto non è così complicato modificarlo. Perché vi spiego: per aprirlo è necessario un classico chiavino esagonale, i cosiddetti chiavini alien. Ecco. Perché le viti sono le classiche brugole esagonali, quindi non è chissà che tipo di vite strana, non è niente di essenzialmente troppo difficile da modificare o che richiede chissà quale cosa richiede essenzialmente. Non richiede nulla di strano. Non richiede nulla di strano. E per quanto riguarda il resto, invece, a parte le brugole esagonali, che ripeto sono molto comode, al suo interno troviamo praticamente una piccola griglia in basso sulla destra che indica i vari connettori a quale tasto sono legati. Quindi, se pure succede che voi li tirate via, diciamo li staccate tutti insieme, non vi dovete preoccupare perché non farete stronzate tipo magari collegare un tasto al posto di un altro, cose così, perché capirete subito a quale tasto va legato, quindi non avrete difficoltà. Se no, al massimo, raga, la via più veloce prima di scollegare i connettori, fate una foto e capite a quale tasti. E capite a quale tasti praticamente è connesso. Quindi, diciamo, questo problema si può bypassare benissimo. Anche se, ripeto, è molto, molto comodo. Devo dire però ci sono stati un paio di punti che mi hanno fatto estremamente bestemmiare. In primis, il cambiare il plunger ai tasti rossi, perché essenzialmente ai tasti possono essere sostituiti il plunger che è questa parte qui, vi faccio vedere, questa parte qui può essere sostituita, infatti i tasti erano rossi, infatti non ho trovato essenzialmente tasti rossi con un plunger giallo. Già di loro, quindi ho detto prendo due tasti rossi e ci aggiungo il plunger e faccio così. Devo dire, non è stato complicatissimo da fare, però mi ha fatto bestemmiare anche, mi ha fatto abbastanza bestemmiare. Ma la cosa più di tutte che mi ha fatto bestemmiare, raga, è l'installare i tasti sulla plancia. In primis per il fatto che dovuto schiacciare, dare pugni, voi non avete idea per far sì che si incastrassero sti stracazzo di tasti. Ho dovuto. Ma poi c'è stato soprattutto un tasto che, se avete visto il mio video dell'unboxing, del montaggio e dell'installazione, che mi ha fatto veramente tirare le madonne, ovvero il tasto X. Praticamente quello originale già bianco non se ne voleva uscire. Abbiamo provato in tutte le maniere, alla fine pare che non lo so, il vecchio possessore l'avesse proprio incollato, quindi non so che cazzo gli ha combinato il possessore prima di me.
Però alla fine dei conti siamo riusciti a levarlo, a mettergli questo nuovo e siamo riusciti a incastrarlo perché non se ne voleva proprio, non voleva sapere di entrarsene, non voleva saperne niente, non voleva saperne niente, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Infatti mi sono fatto dare una mano, ce l'abbiamo perché mi sono fatto dare una mano essenzialmente. Per il resto, raga, ripeto, è ottimo, ottimo davvero. Ancora oggi, secondo me, merita veramente tanto. Soprattutto se giocate principalmente su PC con i vecchi, con emulatori e cose varie. O magari se vi ritrovate una PlayStation 3, magari modificata, magari con RetroArch, è perfetta, raga. Ve lo posso assicurare. È perfetta. È veramente perfetta. Diciamo, le note dolenti sarebbero la compatibilità con le piattaforme e sì e no anche al punto il fatto della difficoltà nel modding e anche lo sportellino che non è proprio il massimo della qualità. Certo, è bello resistente, però tutto mi fa pensare che si potrebbe spaccare da un momento all'altro, si potrebbe spaccare. Ma per il resto, c'è da dire, se dovessi diciamo, dovessi un attimo definire i pro e i contro per questo arcade stick. Quali sarebbero uno e l'altro? Allora, partiamo dai pro. I pro sicuramente sarebbero componentistica, che è perfetta, cioè parliamo di una componentistica Samba. Io glieli ho cambiati semplicemente perché già ho cambiato i tasti default solo perché erano consumati dal tempo. E la plancia di comando che è veramente comoda, l'ergonomia e il modding che tutto sommato non è così complicato come si possa pensare. Invece, i contro che devo andare a il contro che devo andare a citare sarebbero sicuramente primis, ma vabbè, raga, il problema si può benissimo poi passare tranquillamente. La compatibilità, visto che essendo uno stick vecchio. E l'installazione sulla plancia di comando di un'eventuale sostituzione di tasti che vi posso assicurare è da bestemmiare. Come ho già detto prima, l'installazione nel senso dell'incastro, più che altro l'incastro dei tasti che più che l'installazione, l'incastro dei tasti nuovi. E l'ultimo punto a sfavore, diciamo, ma è più una cosa soggettiva, è lo sportellino del vano portacavo praticamente. Che secondo me è un po' troppo fragile per quel che mi riguarda. Ovviamente, ragazzi, questo è l'ultimo punto, è una questione estremamente soggettiva. Soprattutto io odio personalmente tutti quegli arcade stick che hanno il vano portacavo praticamente o distrutto o che non ce l'hanno proprio. Basti pensare agli Ori Rap 4, cioè ha il vano portacavo che guardate, non esiste più, cioè praticamente sta qui solo per abbellimento. Ma per dire, a differenza del Madcats, cioè per dire, a differenza di questo Ori, il Madcats ho visto erano rarissimi i casi in cui lo sportellino era distrutto, a differenza di questo Ori, per dire. Ho visto proprio rarissimo, cioè proprio della serie che uno si deve mettere di impegno per romperlo. Tutto sommato, ragazzi, se dovessi dargli un voto giudicando l'epoca e giudicando la qualità di tutto, sicuramente gli darei un 10, senza ombra di dubbio. Per l'epoca era il massimo, cioè i Madcats per l'epoca erano il massimo, per il 2000, parliamo del 2009-2010 quando uscì questo modello. Parliamo. Per il resto, a parte, vabbè, a parte la questione del Madcats, a parte la questione di questo Madcats che è fenomenale, vi dico, non vi fate fregare da chi vi dice, ma no, ma lo stick ha tanto input lag. Da una parte è vero, ma dall'altra c'è da dire che per calcolare l'input lag, mo detto francamente, bisogna guardare il punto di vista dell'online, perché principalmente l'input lag si calcola giocando online, perché è normale che se c'è ritardo nella connessione durante un match online, e il ritardo si riversa sullo stick o anche sui pad. Non vi fate fregare da chi vi dice no, il pad non ha input lag. L'input lag si calcola in base all'online, non al fatto dello stick che state andando a utilizzare. Se poi avete problemi di input lag giocando anche offline, allora lì vuol dire che
è proprio una questione di stick, vuol dire che fa cagare lo stick in quel caso. E lì allora non si può neanche dire niente. Ma per il resto, raga, principalmente sappiate che se il problema è l'input lag, è colpa principalmente dell'online e non dello stick. Certo, il problema si può bypassare come ho fatto io comprando un adattatore o cambiando la board interna. Io per dire, con l'adattatore l'input lag è praticamente sceso a zero. Anche se c'era chi mi stava sconsigliando di prenderlo, a causa che anche quelli causano principalmente input lag. L'input lag comunque, raga, può essere, sappiate, bypassato aggiornando il firmware. Come voi lo tirate fuori dalla scatola, la prima cosa, aggiornate immediatamente il firmware. Perché sennò io mi viene a dire grazie al cazzo che causa lag. Cioè, grazie al cazzo proprio. Però vabbè. Per il resto, raga, che dire, io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video.